Evocata, rivendicata, vituperata. Si sprecano gli aggettivi per la questione più discussa e risolta della nostra storia contemporanea. La questione per antonomasia, quella meridionale, vale a dire la problematica di natura economica, sociale, antropologica e politica che corrisponde a una delle principali manifestazioni di incompiutezza dell'Italia unita. Quella che il docente scrittore Guido Pescosolido propone, in un numero limitato di pagine, è una sintesi essenziale ma completa delle sue principali tappe. Muovendo da una ricognizione delle origini preunitarie delle differenze nord e sud, il libro, presentato alla Biblioteca di Siderno, ricostruisce l'evolversi delle condizioni del Mezzogiorno e del ruolo da esso svolto nello sviluppo economico e sociale del Paese. Ma l'idea di questo testo nasce da una riflessione che facemmo assieme all'editore sulla gravità dei termini del dislivello nord-sud che ancora esiste nel paese e quindi sulla necessità di andare a riflettere di nuovo sulle ragioni, no? E sugli sviluppi che hanno portato a questo tipo di situazione. Una riflessione senza preconcetti, fatta però in modo sintetico. Forse il libro avrebbe potuto intitolarsi anche Introduzione alla questione meridionale, rivolta soprattutto ai giovani che vogliono farsi un'idea non preconcetta di questo tormentato rapporto nord-sud che c'è stato dal momento dell'unità in poi. Ilario Balì per la C News 24.